Ciao amici, sono Tonia Satriano, redattrice di Vox Libri. A nome di tutta la redazione volevo ringraziarvi per aver partecipato fino ad oggi alla nostra rubrica televisiva e continuate a farlo, continuate a scrivere e a raccontare le vostre bellissime storie. Ora vi lascio alle interviste con Antonio. Buona visione. Ciao amici di Vox Libri, sono Marco Pareti e sono qui per presentarvi il mio libro Avventura a Borgo Gioioso. In questo libro ci sono dei personaggi, Gamberello, Tinchella, Svassino e Canneto, a cui ne succede un po' di tutti i colori, nei loro dialoghi con e le loro avventure con i personaggi del lago, gli abitanti del lago. Questo libro è un po' particolare, è fatto la versione in italiano, è sufficiente girarlo per avere la versione appunto in inglese. Il font utilizzato è un font praticamente per chi ha DSA, quindi per esempio i dislessici. Ogni capitolo, che sono 9, è aperto dalle illustrazioni della bravissima Sara Belia, che praticamente racchiudono e sintetizzano quello che succede un po' in tutti i capitoli. Questo libro si può trovare nelle principali librerie tradizionali, così come presso la Morlacchi Editore, che è l'editore di questo libro, così come Amazon, Mondadori o Feltrinelli. Ben trovati amici di Vox Libri, un gradito ritorno di Roberta Natarelli. Un saluto a tutti, per me è un piacere essere di nuovo qui. Anche mio di rivederti con un nuovo libro, Limiti. Come sì. Stai intanto? Tutto bene, ovviamente. Grazie tu, lei è l'unica donna, secondo me, che suona l'oboe. Sì. Ci sono donne in Italia che suonano l'oboe? No, ci sono anche altre donne che suonano l'oboe, però è uno strumento ancora poco diffuso, perché comunque è anche un po' limitato alla classicità, quindi orchestre... Però ti ci vedo con l'oboe, lo sai? Sì, perché non l'hai portato, che suonava qualcosina insieme? Perché non lo suono da un po', mi sembra. Hai fatto arrabbiare a papà che non lo suoni più l'oboe. Poi passa a Montale, a Quasimodo, poi arriva a Dostoevskij. Sì. Che è il tuo scrittore preferito. Sì, Dostoevskij è il mio scrittore preferito, ho letto un po' tutto. E arriva al libro di poesia, perché tu sei un attivista. Ricordiamo il primo libro di Roberta, velocemente, ricordalo. Molto nascosto, una donna sotto il burka, che appunto aveva come punto di partenza il burka fisico della donna afghana per arrivare al burka metaforico della donna occidentale. E quindi come nasce, Roberta, il nuovo libro? Il nuovo libro nasce un po' in risposta al primo, che appunto, seppur in forma differente, affronta sempre il tema del limite. Infatti, come ho detto prima, il limite nel primo libro era imposto dal burka metaforico della donna, mentre nel secondo libro è il limite della realtà partendo dall'occhio umano. Infatti il punto di partenza è il mito di Dedalo e Icaro, che rappresenta un tentativo di superare la regola e un bisogno di libertà. In fondo le ali di Icaro erano solo di cera, quindi è un po' rischiato. Infatti è sempre quella voglia di superare le leggi della natura, quell'eterna aspirazione dell'uomo verso un volo liberatorio, che diciamo quel volo per sfidare le leggi, per staccarsi e superare le angosce della vita e per dominarle dall'alto. Ma io ti vedo, io sono indeciso se collocarti fra professoressa del futuro o politica del futuro, una politica attivista, ti vedo. Mi interesso molto alla politica, è un ramo che mi interessa molto, visto che è attualità. E sì, visto quindi... che hai 49 anni e mezzo, quindi... ma c'hai 22 anni tu! 22 anni e... Ce ne fossero le ragazze come te
e unisce la poesia alla fotografia. E abbiamo conosciuto prima Florena, che poi si è nascosta e sparita, quindi questa tua fotografa che invece tu riporti nel libro. Sì, le fotografie sono state, le abbiamo ideate insieme, però sono state scattate da lei, perché essendo fotografa io mi allontano da questa professione. Vuoi fa pure la fotografa? No. E sì, perché comunque le poesie, le fotografie accompagnano tutte le poesie, come per il precedente libro, perché comunque sono importanti secondo me alla vista, risultano un messaggio diretto e immediato. Questo gomitolo di lana sui ciottoli di un mare, che cosa sono? Cosa rappresentano? Allora, il gomito... Mi ha colpito questa foto, perciò te la chiedo. Sì. È l'unico elemento a colori, perché mi piace far vedere l'essenziale, quello che è l'elemento essenziale della poesia in un colore. E in quel caso ho messo il gomitolo proprio perché è in relazione alla poesia e andava a indicare qualcosa di estremamente complicato e estremamente difficile da slegare nel momento in cui si intreccia in una vista che, come si vede, però risulta essere in bianco e nero, che è il mare. Però, no, attenzione, a pagina 24 c'è un'altra foto bellissima. Quindi è brava Florena. Sì. La salutiamo. C'è un cuore, ma che è un tronco? Sì, è un tronco. Quindi una foto vera questa. Sì, è tutto scattato in mezzo, la maggior parte sono state scattate in mezzo alla natura. A differenza del primo libro, che le fotografie erano prettamente antropologiche, invece qui sono naturali. Questa foto è bellissima, amici a casa, quindi se volete vederla bene comprate il libro. Sì. Noi continuiamo dopo lo stacco alla regia, non ti muovere. Assolutamente no. Ok, non ti arrabbiare. Vieni alla regia. Quante lotte combattiamo ogni giorno? Quante volte non ci permettiamo di vivere perché siamo avulsi dalle nostre missioni e la realtà ci scorre accanto, fugace, e noi imprigionati nei nostri obiettivi? Questo è ciò che accade al protagonista della nostra storia. Lui è un rinomato ricercatore farmaceutico, lavora in Africa nella compagnia fondata da suo padre. A casa, ha moglie, ha un figlio, ha un ottimo lavoro, ma c'è un senso di ingiustizia che cova dentro di lui, un'ingiustizia contro cui si deve scontrare ogni giorno. La sua missione sarà scavare fino in fondo affinché quella piaga venga sanata. A qualunque costo lui lo farà. Una piaga che è fuori o forse dentro di lui. Louis Althusser diceva che l'ideologia ha ben poco a che fare con la coscienza, è profondamente legata all'inconscio. Jasper Soros in questo romanzo si domanda quanto siano strani gli ideali, non danno niente e tolgono tutto. Amore, azione, adrenalina, una lotta fuori che è un viaggio dentro di sé. Scacco matto a re bianco. Grazie. Ben ritrovati amici di Vox Libri con Roberta Natarelli, che è sempre pronta e aggressiva e combattiva come sempre. In questo libro tu accompagni le poesie da fotografie, sì. Però c'è qualche cosa che non va, perché da qualche parte non c'è qualche foto. Sì, che è successo? Solo in una poesia non c'è una fotografia, perché affronto il tema dell'essenziale e parto dalla frase tratta dal libro Il piccolo principe, non si vede bene che col cuore, la frase dell'essenziale è invisibile agli occhi, in quanto credo che l'essenziale non sia rappresentabile attraverso una fotografia, ma l'essenziale è soggettivo e quindi non è percettibile attraverso l'occhio umano, e quindi mi è piaciuto lasciare questa poesia senza una fotografia. Ecco, è stata visto una che scelta... a te piacciono i poeti ermetici, e ovviamente è impossibile non ricollegarci al grande Giacomo Leopardi, questo senso di limite, secondo me, no, nel libro, quanto ha influito nel componimento poi delle tue stesse poesie? Sì, allora il Giacomo Leopardi credo sia proprio il poeta che maggiormente mi ha ispirato, e infatti è anche citato proprio nella prima pagina del libro insieme con Ovidio, perché è proprio Leopardi che nella teoria del piacere afferma che il limite è un parto dell'immaginazione, quindi è un puro prodotto della mente umana, e infatti sostiene che diventa un po' impossibile, secondo il poeta, concepire l'infinitudine, ma soltanto l'indefinito, che però è qualcosa di vago e generale, e questo porta a un senso di insoddisfazione, pertanto porta alla noia, e sappiamo che a noi uomini annoiarci non è che tanto piace, quindi a te piace annoiarti? A me no, perché è proprio quel momento in cui mi trovo di più in contatto con me stessa.
domanda banale, ma la faccio lo stesso. Hai una poesia preferita? È come chiedere a un cantante qual è la tua canzone preferita, e quello risponde tutte. Sì, c'è sempre una poesia. Ah, ce l'hai? Quale... Sì, sì, sono maggiormente affezionata. Sebbene le abbia scritte tutte quante io, però l'ossimoro coraggioso è la mia preferita, in quanto con un ossimoro affronto il tema del, ancora non lo so, del coraggio o forse della paura, perché credo che il coraggio sia soltanto paura nascosta e nient'altro. Soltanto quando abbiamo paura possiamo sperimentare il coraggio. Infatti dico che dovremmo sempre avere il coraggio di avere più coraggio, cioè se sappiamo di avere un limite, tocchiamolo, qualcosa accadrà, probabilmente falliamo. E credo che osare vuol dire proprio osare il fallimento. Io credo che ti vedrò candidata in Abruzzo alle prossime politiche regionali o europee. In Molise. E questa è una lumaca? Sì. Ma guardate, le foto sono strepitose, quindi Florena che se n'è scappata ha sbagliato, perché noi l'avremmo invitata anche lei. Volentieri. Secondo te l'esigenza di scrivere poesia è ancora attuale in Italia? Con questa tecnologia galoppante, stanno tutti a chattare, tu scrivi poesie? L'esigenza... Tu vai sulla panchina lì, ti metti a scrivere. Sì, io credo che l'esigenza di scrivere non sia solo dello scrittore. Penso che ognuno di noi abbia l'esigenza di tirar fuori quello che pensa e quello che vive. C'è chi riesce meglio nella forma della scrittura, chi riesce meglio in altre forme per esprimere se stesso, però io personalmente riesco meglio con la poesia, perché per me con brevi versi riesco a entrare in maniera più diretta nell'animo del lettore, anche perché per me la poesia è qualcosa di estremamente evocativo, mi permette comunque di staccarmi da quella che è la realtà odierna per guardarla dall'alto. E tu usi spesso le figure retoriche, pochissimo le rime, perché? Sì, no, la rima non mi piace proprio. Particolarmente, non la uso proprio, ma uso le figure retoriche, che per me sono comunque un espediente linguistico volto comunque a rendere efficaci i concetti che io voglio esprimere. Figure retoriche che sono accompagnate anche dalla musicalità. Certo. Che non so, forse da musicista mi rendo conto quando una poesia stona alle mie orecchie e cerco di renderla. Visto che scriverai già un altro libro, lo sappiamo, sì. Dedica il libro alla redazione, lo verrai a ripresentare a Vox Libri? Sicuramente. Tranne se ne sei onorevole. No, ancora no. Dedica il libro, ti saluto Roberta, è grazie stato davvero mille, un piacere vederti. Piacere mio. Lina alla regia. Ciao amici di Vox Libri, sono Giovanni Filighedu e sono qui per presentarvi il mio libro. Il mio libro si intitola Cartagine dall'Estero, ma lo scritto di Scipione e tratta la storia di questo archeologo, Luciano Rossi, che è un grande professionista e un luminario dell'archeologia e c'è una cattedra dell'Università di Bologna. Insieme al suo amico Velli vanno alla ricerca della scoperta più importante della loro vita, e si tratta del ritrovamento del manoscritto di Scipione. Da qui andranno incontro a delle straordinarie avventure. È un libro da vivere con piene emozioni e che porterà a tutti la voglia di leggerlo sempre più attentamente. Allora, il mio libro si può trovare in tutte le piattaforme digitali e in tutti i megastore della Feltrinelli e della Mondadori. Ben trovati amici di Vox Libri, in collegamento Skype dalla splendida città di Torino. Fa freddo o fa caldo, Michela? Stamattina fa freddo. Fa freddo, con Michela Ferracuti che ha spedito in redazione un pacchetto strano. Allora cosa succede? Io con le mie ragazze lo apro
e trovo una grafica accattivante, ma un titolo strabiliante, perché il marketing non serve a un bip. Ciao Michela, come stai? Ciao Antonio, tutto bene? Voi tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Perché hai deciso di scrivere questo libro con un titolo altisonante? Allora, il titolo ha un motivo proprio di scioccare colui che si approccia a questo libro, ok? E ho scelto di scrivere questo libro per fare un minimo di chiarezza. Perché? Perché mi sono accorta che nel mio settore, io mi occupo di consulenza e formazione nel beauty, c'è un po' di confusione nell'approccio del marketing, ma questo avviene anche per quello che riguarda la microimpresa italiana, perché cioè, chi crede a tutt'oggi che il marketing non serve a niente perché è solo una cosa, un'americanata, ok, che basti lavorare bene al giusto prezzo, poi dall'altra parte invece c'è chi tra i guru, tra gli esperti di social, tra le varie agenzie web, invece sostengono che il marketing sia la panacea a ogni male, ok? E che faccia miracoli. Quindi io con questo libro ho deciso di fare un po' di chiarezza, perché non è né l'uno né l'altro il marketing. Perfetto. In realtà. Tu, Michela, ti occupi, quindi hai detto, di beauty. Sì, sì. Perché sì. Chi si occupa di questo settore dovrebbe scrivere un libro, quindi scrivo un libro un po' come il tuo, ma perché soprattutto gli amici a casa dovrebbero appassionarsi al tuo libro e quindi leggere, perché io l'ho letto ed è strepitoso. Ah, grazie. Beh, io mi occupo del beauty perché è un settore che mi ha sempre affascinato. Io ho una carriera a livello sia scolastico che aziendale legata al marketing, ma in realtà quello che mi preme sottolineare è che gli operatori del beauty sono a tutti gli effetti degli imprenditori e in quanto tali devono conoscere il marketing. Perché è il marketing che decide cosa e come vendere. Vendere non è più il prodotto, ok? Non è più il farsi belli per in pratica, ma è il marketing che dirige tutta l'operatività dell'azienda. Ecco, quindi la domanda adesso è conseguenziale, no? Questo libro chi lo deve leggere? Anche chi vuole aprire una panetteria oppure soltanto è riservato a chi opera nel mondo del beauty? Allora, questo libro è stato scritto per i titolari di centri estetici e saloni di acconciature, ma in realtà chiunque abbia una partita IVA o una microazienda o anche un'azienda vera e propria può leggerlo tranquillamente, perché le regole del marketing, quelle che sono presenti in questo libro sotto forma di storia, valgono per qualunque settore. Ok, basta solo estrapolare il settore, ma le regole sono le stesse. Ecco, Michela, prima della pausa, velocemente, dimmi. Il titolo, quando l'hai scelto e come? Perché è strepitoso. Ah, il libro l'ho scelto assieme al mio socio Emiliano Lemma, perché questo libro è stato scritto a quattro mani e è stato scelto proprio perché più di una volta c'è stata fatta questa affermazione, perché le prime volte realmente ci scontravamo con persone che ci dicevano il marketing non serve a bip. E allora abbiamo deciso di comune accordo di utilizzarlo per scuotere ancora di più questa realtà, ok? Per chiarire ulteriormente. Noi continuiamo subito dopo lo stacco, non andare via, linea alla regia. Orto Ceresio si tinge di giallo. Scrivi romanzi o racconti gialli, thriller, polizieschi o noir? Partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio. Puoi partecipare con narrativa edita dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2019, oppure con racconti gialli ambientati sui laghi, da inviare entro il 31 maggio 2019. Scarica il regolamento su www.comune.portoceresio.va.it o seguici sulla pagina Facebook Giallo Ceresio o su Instagram Giallo Ceresio. I premi? Molto interessanti! Partecipa al concorso letterario internazionale Giallo Ceresio! Il regolamento è su www.comune.portoceresio.va.it! Cosa aspetti? Ben ritrovati amici di Vox Libri in collegamento da Torino con Michela Ferracuti. Il marketing non serve a un
Bim! Vedrete la copertina in split screen, quindi mi raccomando, andate a comprarlo, non soltanto che ha un negozio di estetica o di parrucchieri. Io ero abituato alla parrucchiera di mia madre, no? Che facevano la fila senza numeri, e lì si litigava, eh? Si andava alle 2 di pomeriggio a prendere il posto, e andavo io a volte a prendere il posto a mia madre. Addirittura. Dove si può comprare il tuo libro, visto che è un self-publishing? Esatto, il mio libro lo si può comprare su Amazon e per facilitare la ricerca vi direi di cercare direttamente il mio nome e cognome, Michela Ferracuti, oppure lo si può trovare su un sito dedicato che il link è www.ilmarketingnonserve.it. Ecco, come è stato accolto da chi l'ha letto? Nel senso, io ho capito che il tuo libro è dirompente, rompe gli schemi ovviamente e può essere letto, a mio avviso, da tutti. Chiunque mm-hmm. si approccia a un'attività può leggerlo. Ma le recensioni, me ne dici magari una bella e una forse un po' più, non brutta, però più sottotono che hai avuto? Guarda, il libro è stato accolto nel migliore dei modi, tant'è che siamo di nuovo in ristampa dopo più di 500 copie vendute da novembre che è stato lanciato adesso. E è stato accolto molto positivamente, tant'è una di queste recensioni che tu mi hai chiesto, una delle migliori, è che è quasi un Vangelo per gli operatori di questo settore. Questa cosa mi ha gratificato ulteriormente. Ma la cosa più entusiasmante è che in tantissimi ci hanno scritto che nella storia di queste due ragazze riconoscono la loro vera storia, perché il mio libro è una storia verosimile, per questo che è molto fruibile. Però in tanti ci hanno detto che veramente si potevano riscontrare e vivere, hanno vissuto gli stessi passaggi di quella storia. Per cui per me e per il mio socio Emiliano Lemma è stato veramente entusiasmante. Ecco, perché la forza secondo te è stata quella di descrivere storie reali rispetto giustamente a chi parla magari di marketing solo per teorie e concetti astratti? Allora, la vera forza che ci è stata riconosciuta sia a me che ai miei soci è il fatto di parlare con chiarezza senza utilizzare terminologie che creano solo confusione. Il nostro obiettivo è quello di farci capire dalle persone che si approcciano al marketing. Lo devono capire, altrimenti non avrebbe senso, altrimenti sarei all'università a insegnare e non è questo il mio obiettivo. Il marketing è una cosa complessa, ma portata nella quotidianità la vediamo tutti i giorni, quindi perché non renderlo il più chiaro possibile? Prima di chiudere, sì. Quali altri progetti stai lavorando? Perché secondo me sotto sotto tu qualcosa ce l'hai, vedi, già ride. Ma in realtà io ho milioni di progetti insieme ai miei soci, tant'è che a maggio partirà il tour in varie città italiane dove incontreremo le persone che hanno letto il libro e presenteremo i nostri percorsi avanzati, ok? Andremo a Milano, a Roma, a Padova, a Bologna e arriveremo addirittura fino a Napoli. Per noi è sempre un'esperienza impressionante, ma a livello davvero umano. Allora, Michela, diciamolo. A casa, amici, digitate Michela Ferracuti, comprate il suo libro, vi arriverà subito e quando la vedete in giro per l'Italia andatela ad ascoltare perché è davvero un piacere sentirti e vederti. Grazie Antonio, troppo gentile. Alle volte mi dicono che spavento perché sono molto schietta, però... Va bene così. Grazie. È stato bellissimo. Ciao, alla prossima Michela. Ciao Antonio, grazie. Lina alla regia.